Ciao, sono Rodora di Metro Manila, Filippine, una volontaria pellegrina Nayu. Spero che tu abbia guardato l'episodio 1 che parlava delle 5 spiritualità fondamentali e il nostro episodio 2 che si sofferma su una delle 5 semcigo o abnegazione per l'amore degli altri. Ora, abbiamo l'episodio 3 che affronterà la spiritualità di Amen. Ricordate Magnificat, quando la mamma Maria disse all'angelo che le aveva parlato della richiesta del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola? La spiritualità di Amen illustra chiaramente l'umiltà della Beata Madre. È una professione di fede totale senza esitazioni, senza domande, ma con totale accoglienza e gioia. Ma nel praticare questa spiritualità, dovremmo discernere attentamente con l'aiuto dello Spirito Santo se la chiamata proviene da nostro Signore e da nostra Madre prima di accettarla e seguirla. La piccola anima Julia Kim, sin da quando era una ragazzina, si fidava tanto delle persone e augurava loro solo pace. Non si risentiva né li giudicava negativamente né parlava alle loro spalle. Gesù e la Madonna hanno scelto Julio per il marito della piccola anima. Julio ha offerto completamente sua moglie al Signore e alla Madre Benedetta. Più tardi, Julio giocherà un ruolo importante aiutando la piccola anima nella sua opera di salvezza. Nel 1980, all'età di 33 anni, la piccola anima ha lottato contro il cancro del colon terminale, a cui i medici hanno abbandonato la speranza. La piccola anima chiese, «Cosa ho fatto per meritarmelo?» Quindi, Julio l'ha portata da un prete cattolico che ha detto, «Stai ricevendo grazie attraverso le tue sofferenze». La piccola anima ha risposto dicendo, «Amen» era sempre stato in lei, per dire «Amen». Ricorda, ha sopportato tutte le difficoltà senza lamentarsi e ha dato amore sacrificando se stessa tutto il tempo. Quando ha detto «Amen», qualcosa è esploso in quel momento. Il suo corpo freddo si è infiammato. Tre giorni dopo, sentì la voce di Gesù, avvicinati alla Bibbia. La Bibbia è la mia parola vivente. Il suo taglio biblico portò a Luca 9:20-48, quando Gesù disse alla donna che soffriva di emorragia, «Donna, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace», al che ha detto, «Amen». In quel momento, i grumi cancerosi sono scomparsi immediatamente. La sua pressione sanguigna è salita a 120 settantesimi. Era completamente guarita dal cancro. Giulia si convertì al cattolicesimo. Dal giorno in cui è stata salvata dalla morte, il Signore l'ha trattata come un prezioso neonato, guardandola e tenendole le mani tutto il tempo. Quando ha fatto qualcosa che non era la volontà del Signore o non ha considerato il tempo del Signore, il Signore ha colpito la piccola anima in una parte particolare del suo corpo. Quindi lei ora risponde, «Amen». Alla volontà del Signore, a suo tempo. Il colpire una particolare parte del corpo si è interrotto quando il primo miracolo eucaristico è avvenuto il 16 maggio 1991. Significa, da allora, che tutte le sue parole, opere e azioni compiute attraverso le 5 spiritualità vanno con la volontà del Signore. Anche quando la piccola anima riceve le pene per la guarigione degli altri, non si lamenta. Nostro Signore ascolta le sue preghiere perché era accompagnata dai suoi dolorosi sacrifici e dal profondo amore. E in tutte le sue preghiere per la guarigione, glorifica il Signore, dicendo a coloro che sono stati guariti, «Sono stata usata solo come uno strumento di Dio. Per favore, ringrazia solo Dio. Ho fatto solo quello che dovevo fare», a volte, la piccola anima dirà semplicemente in uno dei suoi discorsi, qualcuno che ha un forte dolore in una parte del suo corpo, ad esempio, il suo stomaco, viene guarito, e qualcuno ha risposto con «Amen», quella persona sarà guarita immediatamente. C'era uno che è stato guarito e ha chiesto «Cosa posso fare per aiutare?» E la piccola anima disse, «Se preghi il rosario più spesso, la madre sarà contenta». E lui ha risposto con «Amen». Ha mantenuto la sua promessa e ha pregato 75 decadi del rosario ogni giorno per 3 anni. Ha anche chiesto alla piccola anima, perché Dio non ha mandato giù la punizione, quando ci sono così tanti più peccati in questa era che nel tempo del diluvio? Al che l'anima piccola disse, «Maria Mediatrice non era presente al tempo del diluvio, ma in questa epoca attuale». Ora, abbiamo la Madre Benedetta che sta impedendo al castigo di ricadere su di noi. E lui disse, «Amen» a questa illuminazione.
Se uno muore a se stesso e risponde con Amen alla volontà del Signore, offrendo tutto con grazia, germoglierà nuova vita come germoglio di speranza, abbracciando tutti con l'amore di Dio. E questo è ciò che ha fatto la piccola anima Julia Kim. Quando ha chiesto al Signore di concederle i dolori, non immaginava che anche la sua famiglia avrebbe dovuto affrontare le sofferenze. Ma lei ha risposto comunque con Amen. È perché conosceva la volontà del Signore e la beata madre che vogliono salvare i loro amati figli nel mondo. Nel frattempo, guardiamo questo video relativo alla spiritualità di Amen. E non dimenticare di iscriverti a... La spiritualità di Amen. La beata madre dice: cosa sta facendo la mia piccola anima? A volte potrebbe non avere alcun senso per te, ma ci sono esempi preziosi. Segui la mia parola che ti ho dato. Attraverso la piccola anima, l'obbedienza è la chiave preziosa che aprono ampiamente la porta del paradiso. La piccola anima al Signore: mia amata, sono solo una creatura insignificante, ma mi hai salvato dal fango dei peccati, e mi hai purificato con il tuo prezioso sangue. Offrirò tutto il mio cuore e la forza per seguire le tue parole, ma poiché sono ancora macchiato di molte imperfezioni, cambiami per essere il tuo strumento, e usami come desideri. Amen.